Ciao Ale! Ciao! Cosa hai trovato in solaio? In garage più che in solaio. Però questo è un Garelli Cimelio di famiglia. Per quanto sia un povero piccolo cinquantino, ha un valore affettivo e quindi ci terrei tanto a sistemarlo e rimetterlo in moto. Ok, ma hai in mente qualche progetto particolare? Lo dobbiamo far funzionare per quale motivo? Diciamo che tra un poco l'assicurazione della moto verrà fermata. Quindi vediamo se riusciamo a utilizzare questo per l'inverno. Quindi vuoi far parte del 6%? Ovvio, 6% sempre. Non avrei scommesso una virgola su di me, eppure sono qui. Con questo. Con lui. Dai, vediamo di farlo funzionare, dai. È fermo da 40 anni. Ok, ora procediamo a rimuovere le viti che tengono fisso il serbatoio. Ovviamente prima scolleghiamo il tubetto della benzina collegato anche al rubinetto. Quello che dovremo andare a fare è pulire il serbatoio dalle incrostazioni di ruggine e valutare appunto di sostituire anche il rubinetto della benzina che si è completamente danneggiato. Un trucchetto che vi consiglio per pulire i serbatoi esausti è quello di introdurre all'interno del serbatoio e quindi di tutta la ruggine che c'è in esso contenuta delle viti, possibilmente delle viti per il legno se le avete, che sono autofilettanti, sono un pochino più spigolose, rovesciarle all'interno appunto del serbatoio con del detergente. Possibilmente a base alcolica, cioè evitate di inserire dentro l'acqua perché sennò dopo dovete assolutamente curarvi che venga asciugata. Chiudere con un tappo e shakerare. Ok, quello che ora andremo a fare è scaricare lo sporco, il fluido. Mettete una piccola graticola all'interno della tanica di scolo in modo tale che almeno le viti cadranno sulla graticola ed evitate di mischiare poi le viti con l'olio esausto all'interno del fusto. Procediamo ora a scollegare il rubinetto della benzina. Non serve assolutamente applicare forza anche quando lo rimettete, quindi mi raccomando siate delicati perché comunque i serraggi devono essere morbidi e la guarnizione deve poter lavorare. Inseriamo il nuovo rubinetto, lo si avvita a mano e poi gli si dà una leggera stretta. Procediamo ora a smontare il carburatore, rimuoviamo il coperchio superiore dove c'è ancorato il cavo dell'acceleratore, che è quello che vedete appunto che lì sfiora. Fate attenzione perché c'è dentro una molla e potreste anche spaccare la guarnizione, quella rossa che lì vedete. Svitiamo ora le restanti parti e sfiliamo il carburatore. Ecco, c'è attaccata la cannetta della benzina che è estremamente cotta, quindi poi la cambieremo. Quello che sto svitando ora è il filtro dell'aria e ora rimuoviamo la parte metallica inserita in esso. Fate attenzione, cercate di non danneggiarlo perché questo non andrà sostituito ma solo lavato. Ora procediamo allo smontaggio della pipetta della benzina. Qui sotto invece ci sarà il galleggiante e tutta l'incrostazione purtroppo della vaschetta. Qui è dove decanta e risiede la benzina quando il motorino è spento. Ovviamente quella benzina è rimasta lì in attesa di 40 anni.
Ora procediamo ad un lavaggio ad ultrasuoni con la vasca appunto che abbiamo acquistato di tutte le componenti metalliche e non metalliche del carburatore. Il lavaggio ad ultrasuoni è molto semplice, l'acqua viene portata in risonanza con questo strumento che appunto la fa vibrare ad una velocità elevatissima e fa staccare proprio le parti di incrostazione dal componente. Cosa fai, Ricky? Adesso rimontiamo il carburatore. L'abbiamo pulito con gli ultrasuoni, è venuto veramente veramente bene, è tornato praticamente nuovo. Ora montiamo il getto in questo famoso dell'Orto 1412. Chi della mia generazione di questi carburatori ne ha penso smontati a centinaio. Ok. E ora, galleggiante, tra l'altro avevo già rimesso lo spillo. Lo spillo, la parte conica dello spillo è ancora ben viva, quindi non serve sostituirlo. Ok, e poi la spina. Allora, questo l'avevo già montato, però ve lo faccio rivedere. Questo è il filtro della benzina. È un filtro in materiale comunque plastico e nylon. Questa è la pipetta e qui dentro la guarnizione nuova. Questa qua adesso la puntiamo e basta, perché siccome devo mettere poi il tubetto nuovo della benzina, lo bloccheremo un po' meglio dopo. Quindi lo puntiamo solamente. Questo è il filtro dell'aria, che sembra più un filtro dei rubinetti perché è tutto fatto di metallo, ai tempi li facevano così. Ora c'è da inserire questa qui dentro. Procediamo ora alla rimozione del cilindro e del pistone. Il cielo del pistone non è minimamente incrostato, quindi in realtà sarà tutto molto veloce perché è già pulito. Ora procediamo a carteggiare e grattare via dalla superficie del piano di battuta del carter il residuo di mastice. Ne inseriamo di nuovo. Io vi consiglio di utilizzare questa pasta Motor Black di Arexon. L'ultima volta l'ho utilizzata per i carter frizione dell'Africa Twin e ha una tenuta a temperature ben più elevate. Reinseriamo il pistone stando ovviamente attenti alla sede delle fasce elastiche per non danneggiare la sede del pistone e le fasce stesse. Ok, lo facciamo scorrere all'interno della guida per verificare che sia tutto ok. Con un martello di gomma, mi raccomando, cerchiamo di dare dei piccoli colpi affinché i prigionieri si allineino. Ora lubrifichiamo con dell'olio da miscela il pistone, verifichiamo che giri libero senza ostruzioni e ricominciamo a chiudere il motore a ritroso. Quindi mettiamo la testata, piccoli colpetti di assestamento,
mettiamo i bulloni e i prigionieri e stringiamoli. Mi raccomando, sempre stringere a croce le viti o i dadi in questo caso, mai allineate, i serraggi non devono mai essere allineati, quindi sempre procedere a croce. Ok, verifichiamo nuovamente che giri libero, direi che ci siamo. Possiamo procedere a serrare la candela. La candela è nuova e quando la candela è nuova ha una guarnizione che è lievemente piegata, pertanto avrete l'impressione che sia stretta, ma non lo è realmente. Quindi fate molta attenzione perché la candela non va mai stretta molto forte. Procediamo ora a pulire il collettorino di aspirazione del carburatore. Lo rimontiamo direttamente sul cilindro. Anche qui mi raccomando, non stringete i dadi troppo forte. Procediamo ora a inserire il silent block di supporto del motore al telaio. E ora procediamo ad inserire il collettore di scarico della marmitta. Ok, una serratubi sempre con molta delicatezza. Ora inseriamo il serbatoio che è stato ovviamente pulito e deterso. Mettiamo le viti di fissaggio. Abbiamo sostituito il tubo della benzina perché ovviamente era completamente cotto. E ora la prova pratica. Ok, ci siamo. Vai. Prima accensione.